Buongiorno a tutti, prima edizione del TG di Newsmarche.it. Partiamo subito con i nostri titoli delle principali notizie dalle Marche. Pugni in faccia alla moglie, arrestato un pregiudicato di 57 anni di Cingoli. Rapinano un'anziana con lo spray urticante, arrestati a Gabicemare in provincia di Pesaro Urbino. Dopo il voto sulla biogas, la regione riflette sulle difficoltà della maggioranza. Incarico importante per il questore di Ancona, Arturo De Felice, dal 1 novembre capo della direzione investigativa antimafia. Ed eccoci qui, il primo collegamento con la redazione di Newsmarche.it oggi è con Chiara Principi, redazione di Macerata. Grazie per la linea. Partiamo con la cronaca. Una famiglia a rischio, un padre violento, un figlio di 17 anni collocato più volte in comunità da dove è regolarmente fuggito. I carabinieri di Cingoli e Macerata hanno arrestato il padre, un pregiudicato di 57 anni che per l'ennesima volta aveva preso a botte e pugni in faccia la moglie. Sarà discusso oggi alla Camera l'interpellanza presentata dal deputato del PD Mario Cavallaro e firmata da una trentina di colleghi per ottenere chiarimenti circa la mancata realizzazione del carcere di Camerino. Ed è tutto. Ora la linea subito a Pesaro da Gabriele Grasso. Grazie per la linea. I carabinieri di Fossombrone, indagando su alcuni episodi di danneggiamento di beni, arredi urbani e furti verificatisi all'interno di edifici pubblici, hanno segnalato 7 ragazzini del luogo alla Procura della Repubblica. In più occasioni, nei mesi scorsi, si sarebbero introdotti in una scuola di Fossombrone impossessandosi di videoproiettore e computer, nonché del denaro contenuto da alcuni distributori di bevande e alimenti, danneggiando anche la palestra in ristrutturazione. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie per la linea, Gabriele. Ora andiamo da Ilenia Tozzi, redazione di Ascoli Piceno. Fermo. Sì, buongiorno e grazie per la linea. Violentata per costringerla a prostituirsi, si è aperto ieri davanti al collegio del Tribunale di Ascoli Piceno il processo a carico di 2 giovani marocchini rinviati a giudizio con l'accusa appunto di aver violentato una loro connazionale di 30 anni. E poi bancarotta fraudolenta, crack Vita Well, sequestrati tra i vari beni una palazzina a Piacenza e il capitale di 2 società. Per il momento è tutto. Adesso andiamo nella redazione del capoluogo, ad Ancona, Maurizia Gregori. Buongiorno, le notizie dalla redazione di Radio Conner. Una badante polacca di 38 anni è stata arrestata dai carabinieri di Offagna per estorsione ai danni del suo ex amante italiano. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che però ha rimesso in libertà la donna perché incensurata. Il questore di Ancona, Arturo De Felice, dirigente generale della Polizia di Stato, è stato nominato nuovo direttore della Direzione Investigativa Antimafia. È tutto, la linea torna allo studio. Molto bene, ora andiamo da Alberto Olivieri, redazione di Radio Velluto, a Senigallia. Buon inizio di giornata dalla redazione di Senigallia. Il comitato Ancona per Matteo Renzi, in merito ad alcune indiscrezioni riportate su un organo di stampa locale, precisa che non c'è alcuna conferma sulla presenza di Matteo Renzi a Senigallia per venerdì 19 di ottobre. Ma venerdì 19, invece alle 17, a Palazzo del Duca, sempre di Senigallia, c'è una conferenza di Marinella Bombini Mazzanti sul cinquecentenario della Terra del Duca. Parteciperanno il governatore Gianmario Spacca e l'assessore regionale dell'Umbria Fabrizio Bracco. Da Senigallia è tutto, vi ricordo il nostro sito www.radiovelluto.it. Buona giornata. Grazie anche a te Alberto, ed ora come sempre in conclusione del nostro TG uno sguardo al meteo di oggi, giovedì 18 ottobre, nelle Marche. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per il transito di velature. Le precipitazioni, come vediamo, assenti, le temperature in lieve aumento nei massimi e in lieve diminuzione nei minimi. I venti saranno deboli a regime di brezza lungo la costa, il mare quasi calmo o poco mosso e infine non ci sarà nessun fenomeno particolare, quindi anche le foschie mattutine che abbiamo visto ieri sono svanite. Con questo è davvero tutto per il nostro TG della mattina, io vi do appuntamento alle 17 di questo pomeriggio per la seconda edizione. Arrivederci.